Enrico VIII aveva avuto 6 mogli. Barbablù ne ebbe 7. Ali Pascià 85. Maometto 133. A Totò ne basterebbe una. Ecco qua, io vorrei una moglie. Una moglie? Benissimo. Possibilmente di prima mano. Marisa Merlini? Oppure Aveninchi? Forse Elvi Lissiak? Marito, io ce l'ho un marito, alto così e gelosissimo. O Vira Silenti? Beh, non mi dici nulla. Sì, saresti disposta a sposarmi? Giovanna Galletti? O Anna Sommers? O una di queste? La scelta non è facile. Totò deve risolvere il problema matrimoniale già affrontato in centinaia di film. Qualcuno ha affermato che sposarsi è facile, ma... Totò finirà col dire: ho sposato una strega. Capirà a sue spese che cosa sia la prima notte in tre. Mi fai anche le boccacce? No, per carità, non ti faccio le boccacce. E non risolverà il problema neppure con una lettera a tre mogli. Farci subito, sull'istante, là per là, artista, bruno, benestante, bella presenza, ereditiero, ricca zia australiana, sposerebbe adeguatamente. Perché se tre mogli sono troppe, figuratevi quando sono molte di più. Totò che per trovare una moglie dovrà sostenere una serie di furibonde battaglie contro pazienti forsennati, contro parenti terribili, contro un'arma diabolica, contro centinaia di piedi, contro mariti gelosi e sanguinari. È un cliente, spero che siete un cliente. Sono un cliente, come va? In mutande! Beh, perché lei non porta mutande? Contro spie internazionali in cerca di segreti atomici. Alla fine potrà ben dire: io ero uno sposo di guerra. Tutte queste travolgenti avventure prematrimoniali si incalzano e si susseguono senza un attimo di sosta, perché Totò cerca moglie. Totò cerca moglie. Il film Totò cerca moglie sarà presentato prossimamente su questo schermo. Thank you.